Eccoci, buongiorno e bentrovati. Allora mi presento, io sono Laura di Elnos Shopping. Come sapete oggi ci dedicheremo alla preparazione di una ricetta a base di salmone. Allora, per prima cosa adesso vorrei aspettare un attimo anche che si abbiano il tempo di collegarsi un pochettino più di persone. Nel frattempo ci tengo a effettuare la presentazione di chi sarà la persona che realizzerà di fatto questa ricetta. Allora vi presento Svetlana. Svetlana è una co-worker del reparto food di IKEA. Allora, adesso avrei il piacere di far conoscere anche a tutti gli utenti un po' chi è Svetlana, presentarti un pochettino al nostro pubblico. Svetlana, raccontaci un po' qual è stata la passione che ti ha portato a lavorare nel food e di fatto di cosa ti occupi all'interno di IKEA. Ciao Laura, ciao a tutti. Anzitutto volevo ringraziare Elnos per darmi questa opportunità. Io sono appassionata di cucina in generale da ragazzina, però in particolar modo ho imparato moltissimo cucinare, e specialmente piatti svedesi, da quando ho iniziato a lavorare all'IKEA. E grazie IKEA, e grazie al lavoro di avere possibilità, opportunità di lavorare al ristorante, mi sono appassionata alla cucina svedese, ho avuto opportunità di lavorare anche al bistrò e adesso sto lavorando in bottega svedese, mi piace tantissimo, dove si trovano veramente deliziose e gustose prodotte di Svezia. Ok, allora ti ringrazio molto della tua presentazione. Adesso teniamo anche un altro dubbio. Come mai hai scelto proprio il salmone come alimento principe? Allora, innanzitutto si sa, stiamo parlando di IKEA, quindi è un'esperta di salmone. Ma che cosa ci puoi raccontare di questo alimento? Quali sono le sue caratteristiche per cui una persona può scegliere questo alimento? Sì, hai ragione, l'IKEA è l'esperta di salmone e ha scelto questo prodotto proprio perché è un prodotto molto gustoso, ma oltre ad essere gustoso è nutriente e fa molto bene alla salute. Infatti il salmone pieno di omega 3 è un principale fonte di omega 3 che contribuisce e favorisce a corretto funzionamento del nostro cuore. Oltretutto mantiene il livello di colesterolo in maniera corretta, pieno di vitamine, sale minerale e di antiossidante. Per esempio salmone pieno di vitamina D, vitamina B12, vitamina A e oltre a essere veramente un prodotto buono per salute, è gustoso e anche fa bene alla salute. Beh, perfetto, ti ringrazio della risposta Svetlana. Quindi io vedo che hai preparato quelli che sono gli ingredienti del piatto che andrai a comporre. Adesso ci vai un po' a raccontare la ricetta, quindi? Esatto. Oggi la nostra ricetta si chiama bicchierini al salmone. Per esempio, in questo caso, vi presento già il prodotto finito. Andiamo a comporre questo delizioso piatto insieme a voi. Ecco, in questo caso sono già state preparate, tagliate prodotte. Ad esempio, abbiamo 200 g di robiolino, 80 g di panna da cucina, quella che vi piace di più, per comporre la nostra crema, poi uniamo questi due prodotti. Abbiamo lattughino già tagliato a strisciolini, comunque potete tagliare come piace e come più comodo a voi. Abbiamo 80 grammi, 30 grammi del lattughino, scusate, neanche io mi ricordo tutta ricetta a memoria, ma sono sicura che mi perdonate. Abbiamo delizioso prodotto, 100 grammi di tartare di salmone. In questo caso tartare di salmone
già pronto, così, praticamente marinato con erba cipollina, pomodorini secchi, e questo prodotto voi potete trovare già pronto, confezionato, basta scongelarlo e dentro ci sono già due porzioni pronte nella nostra bottega svedese. Inoltre abbiamo 100 g di salmone affumicato, tagliato a strisciolini e in questo caso già arrotolato ai cilindri. Abbiamo delizioso prodotto sempre di nostra bottega svedese, pane di segale, veramente un prodotto delizioso che potete trovare sempre nella nostra bottega svedese, qualsiasi IKEA. Vi presenterò il pane, miscela di pane per preparare il pane a casa vostra, quindi una cosa anche creativa. Risultato finale, eccolo qua, mi piace tantissimo. A parte, io sono cresciuta con pane di segale e veramente questo prodotto io adoro e in casa mia non manca mai questo prodotto. Dopodiché abbiamo erba cipollina, ma voi potete utilizzare giustamente altri aroma, anietto, prezzemolo, in questo caso abbiamo scelto erba cipollina. E abbiamo anche limone tagliato a fettine. Eccoci qua. Niente, possiamo iniziare con il nostro piatto. Prendiamo un bicchiere, in questo caso abbiamo un bicchiere tondo, bello comodo, ma voi potete utilizzare un bicchiere magari un pochino più stretto, più comodo per voi o quello che piace più a voi. Mettiamo in fondo del bicchiere una mangiata del lattughino. Eccoci qua. Ecco. Dopodiché dobbiamo creare una cremina di robiolino e la panna. In questo caso io ho già crema pronta, altrimenti magari mi sporcavo. E la crema, nostra crema deve essere bella cremosa, non deve diventare liquida. Eccolo qua la nostra crema. Mettiamo sul lattughino una bella cucchiaiata di crema. Eccoci qua. Depositiamo qui la nostra cremina. Dopodiché prendiamo la nostra tartare. Mamma, questo prodotto io adoro tantissimo, davvero, anche quando avete ospiti in casa farete sempre bella figura. Prendiamo una cucchiaiata della nostra tartare e la mettiamo sulla nostra cremina. Eccoci qua. Dopo aggiungiamo di nuovo la nostra crema. Create di nostra crema. Ok. Adesso prendiamo salmone affumicato. È un prodotto delizioso che sempre trovate in nostra bottega svedese. Prendiamo un paio di cilindri e li depositiamo questa maniera, oppure come piace a voi, potete mettere anche il terzo se vi piace. Ecco. Non resta che aggiungere il nostro pane. Prendiamo il nostro pane, potete usare anche crostine di pane, e depositiamo in maniera creativa. Caso mettiamo il terzo, visto che mi piace questo pane l'ho messo anche il terzo pezzettino. Ecco, non resta che aggiungere fettina di limone, si può aggiungere dentro il bicchiere oppure si può anche appoggiare questa maniera,
lo farò così. Mi piace di più. E una mangiata di erba cipollina, ma come ha detto prima, potete sostituirla con qualsiasi aroma che vi piace più a voi. Eccoci qua. Ecco, il nostro piatto è pronto. Bello da vedere e anche buonissimo da mangiare, vi assicuro. Perfetto, Svetlana. Sì. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che in bottega svedese troverete salmone marinato, salmone affumicato, affumicato a fresco, come ho detto anche prima, tartare di salmone, vi presento il piatto finito di tartare di salmone, un spuntino in più per creatività della vostra cucina, veramente piatto delizioso, in questo caso c'è lattughino, maionese, erba cipollina, crema di pistacchio, oppure il piatto di salmone marinato, composto in questa maniera. Ovviamente a casa vostra potete fare come comodo a voi. Troverete altrettanto altri tipi di salmone, filetti di salmone al naturale, oppure salmone marinato e affumicato, trancette di salmone affumicate. Beh. Svetlana, io ti ringrazio, sei stata veramente fantastica, a me è veramente venuta fame a vederti preparare ed è stato anche velocissimo, come vedete è un'ottima soluzione per il cenone, l'abbiamo fatto quanto veramente in 5 minuti, esatto. Molto semplice appunto, molto veloce. Adesso dalla regia mi hanno comunicato che sono arrivate delle domande, adesso me le fanno leggere, poi le vedo da dietro diciamo. Ecco, allora, questa domanda la rivolgo a te. Allora, mi dicono che è arrivata una domanda. Ci chiedono qual è la differenza tra il salmone affumicato e quello marinato. Cosa ci racconti? Qual è la differenza? Certo, la differenza c'è. Salmone affumicato, affumicato a freddo, ad esempio, va fatta in questa maniera. Si prende un filetto di salmone fresco, va filetato, va messo sotto sale a riposare con un pizzico di zucchero e poi va depositato negli appositi contenitori. Dopodiché il salmone va affumicato per 12 ore e temperatura non deve superare di 20 gradi. E invece salmone marinato ha veramente una storia e tradizione nella Svezia. Una volta nel 600, o se vi ricordate i nostri nonni, prononni o bisnonni, come conservavano e marinavano prodotti, in questo caso di salmone, praticamente si metteva il salmone sottosuolo, cioè praticamente nel terreno, nel buco di terreno, detto in maniera semplice, è coperto per un periodo. Fin quando non raggiunge il suo sapore gustoso e marinatura corretta. Salmone marinato va marinato con agnetto, con miscela di sale e zucchero, con aggiunta di pepe schiacciato, grani di pepe schiacciati. In Svezia davvero salmone va gustato con la salsa, tipica salsa, salsa in base al senape, che si chiama senap salsa dill, aromatizzata all'agnetto. Vi presento questa salsa che ha il sapore davvero gustoso, molto buono e delicato, che troverete nella nostra bottega svedese. Perfetto, ti ringrazio molto Svetlana. Allora, mi comunicano che ci sono altre domande. Allora, ci chiedono se ci sarà una diretta ancora come questa, in questo caso rispondo io. Allora, in questo momento non ci sono altre dirette come questa programmate. Tuttavia vi invitiamo di seguirci sui nostri social, quindi Facebook e Instagram. Noi ovviamente aggiorneremo per eventuali novità.
Tuttavia chiedo a Svetlana se magari i nostri ascoltatori possono ricevere altri spunti sul panettone, io ormai sono ancora rimasta al panettone di Natale, sul salmone o su anche altre ricette che diciamo possono trovare a livello creativo. Assolutamente sì. Se andate sul nostro sito di IKEA Italia, digitando digitando parola salmone, vi esce veramente una varia gamma di ricette deliziose, gustosissime per creare casa vostra in base al nostro salmone. Perfetto, ti ringrazio, questo è sicuramente molto utile per ricevere spunti e idee. Ecco, c'è un'altra domanda ancora. Allora, mi comunicano che chiedono, nel caso in cui non piace la senape, come si può sostituirla? Hai idee, Svetlana, suggerimenti? Assolutamente sì, si può sempre sostituire salsa al senape, se non vi piace proprio il senape, come abbiamo fatto oggi, con la crema di formaggio fresco, robiolino, o altrimenti abbiamo sempre soluzione, e chi ha soluzione sempre a tutto. Troverete nella nostra bottega svedese salsa al raffano. È veramente una salsa deliziosa, gustosa, con un sapore deciso e leggermente piccante. Ok, perfetto. Allora mi comunicano che c'è un'altra domanda che è arrivata sempre per te, Svetlana. Allora, chiedono come riciclare gli avanzi del salmone per del cenone. Allora, io non so, a casa mia non avanza mai niente, però a chi dovesse avanzare, che soluzione può trovare per questi avanzi? Ma soluzione, io penso che ci sono in qualsiasi casa, assolutamente, dove abbiamo una nonna o abbiamo una mamma, o sperando che ci sia ancora bisnonna, perché le nostre nonne sono abituate a recuperare e riutilizzare il nostro salmone avanzato nei vari piatti gustosi. Ad esempio, salmone avanzato veramente va benissimo utilizzare nelle ricette per preparare una pasta, o per preparare gustosissime risotti, o addirittura a me viene molto buono la torta salata con salmone avanzato. Va veramente abbinato, il buon gusto viene abbinato con crema o con formaggio fresco e con verdurine, veramente vi assicuro viene una torta deliziosa, basta metterci passione e un po' di creatività. Perfetto Svetlana, sono d'accordo, la creatività sicuramente in cucina è tutto e fa tanto. Allora adesso, per prima cosa, ringrazio Svetlana e ringrazio ovviamente IKEA. Noi purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo stringe. Ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato. Nel frattempo comunque vi comunico che potrete rivedere quante volte vorrete questo video, perché verrà caricato sui nostri canali Instagram e Facebook. Potete fare tutte le domande che volete e noi risponderemo nei commenti. Nel frattempo quindi sia io che Svetlana vi salutiamo e vi auguriamo un buon anno. Posso rubarvi ancora un minuto? Assolutamente. Soltanto un minuto. Volevo specificare che il nostro salmone in bottega svedese e tutte le IKEA ha scelto di servire al proprio consumatore salmone con certificazione ISCI, che garantisce sostenibilità per ambiente e veramente favorisce il benessere della nostra salute. Quindi non soltanto per ambiente fa bene, ma sappiamo che mangiamo un prodotto buono, gustoso e sano. Hai fatto benissimo a precisarlo, Svetlana, ti ringrazio. Veramente a me viene voglia di correre alla bottega svedese, non so a voi. Quindi intanto vi dobbiamo salutare, vi auguriamo un buon anno per il prossimo anno e a presto. Vi aspettiamo!